Ciao ragazze, siamo arrivati all'appuntamento dei promossi e bocciati del periodo. Quasi tutti promossi, di bocciati non ho trovato niente. Partiamo dall'unica cosa che è metà bocciata e metà promossa, anzi metà promossa e metà bocciata. Sto parlando di questi pennelli ormai famosissimi ovali. Io li ho presi su Amazon. Sono della marca Queen Party, sono questi qua. Ce ne sono un sacco. Io ho preso il set più piccolo, ma il set grande comprende 3, 5, 10 pennelli, che però mi sembravano troppi, soprattutto perché quelli piccoli mi lasciavano un po' perplessa. Infatti, a tal proposito, è questo che vi volevo dire sul metà promosso e metà bocciato. Quelli viso sono questi, sono, allora, intanto sono morbidissimi, cioè guardate quanto è pieno questo pennello, non riesco a far vedere l'interno da quanto, guardate, da quanto è pieno il pennello ed è super super morbido. All'inizio mi sono detta, cavoli, ma questo pennello è enorme, ma come faccio ad utilizzarlo? Invece, ragazze, è super super quasi più comodo, anzi più comodo di quello di questo qua, un pochino più piccolino, perché con una passata fate tutto il viso, ma in un attimo, cioè stendete il fondotinta in un nanosecondo e vi viene perfetto. L'ho steso anche oggi, il fondotinta l'ho messo con questo, in un secondo praticamente riuscite a fare tutto il viso e a metterlo in maniera perfetta, perché è talmente fitto che si sparge benissimo, insomma, e quindi io lo adoro, li adoro veramente. Sono belli perché sono in oro rosa qua dietro con il manico nero, insomma, vabbè. Quelli che però non mi sono piaciuti per niente sono questi piccoli. Allora, sono due fatti così più lunghi e questo qua tondo. Le setole sono molto molto fitte come quelle di questi qua grandi, solo che essendo così fitte ed essendo così piccoli i pennelli sono un sacco rigide e quindi comunque non saprei come utilizzarle. Cioè, questo al limite uno dice vabbè, lo utilizzo come per mettere il correttore, ma è davvero davvero duro, cioè buca da quanto è duro, perché è troppo troppo fitto, è troppo rigido. E questi qui due, cioè sinceramente io non saprei come utilizzarli, cioè se avete un, non lo so, forse questo per l'eyeliner, ma nemmeno, perché comunque nel mezzo è un pochino più cicciotto, sono ovali, quindi comunque vedete com'è fatto il manico, è stretto qua e più largo in mezzo, perché sono comunque ovali anche questi, e quindi sinceramente non saprei come utilizzarli. Poi sono veramente veramente troppo troppo duri rispetto agli altri, ma questi due ragazzi, cioè se trovate un set che ha solo i pennelli viso, io ve li straconsiglio, perché sono davvero davvero fantastici, super, davvero super. Poi andiamo avanti. Un altro prodotto che non so come mai non ve l'ho promosso l'altro mese, mi devo essere dimenticata, è questo mascara di L'Oreal della serie Miss Manga, insomma, eccetera. Questo si chiama Miss Hippie, è quello che ho su anche oggi. Io lo amo, cioè guardatelo ragazze, è bellissimo, lo adoro, è fantastico. Fantastico. Poi lo sto mettendo con il metodo di Michelinia, che io non conoscevo, avrò scoperto l'acqua calda, quello di chiudere l'occhio praticamente. Voi aprite, allora, lo scovolino è fatto in questo modo, è bello cicciotto, con le setole sintetiche, non è di silicone, praticamente voi appoggiate e chiudete l'occhio e poi tirate su, e in quel modo non serve nemmeno il piegaciglia, vengono delle ciglia bellissime. Poi questo dà un sacco di volume, è bello nero intenso, è fantastico, dura tutto il giorno, ma nonostante sia così nero intenso, comunque si riesce a struccare super super bene, e quindi mi sto trovando davvero bene. È quello che praticamente ne ho milioni, uso soltanto questo ultimamente perché è fantastico, davvero mi piace tantissimo. Se vi capita di trovarlo in offerta, perché spesso Tigo Taf fa le offerte, insomma, anche acqua e sapone, ci sono spesso delle offerte, prendetelo perché è davvero davvero ottimo. Dei tre era Miss Manga, Miss... l'altro giallo era Miss Manga anche quello, mi sembra, però non mi ricordo di preciso com'era la dicitura, vabbè. E Miss Hippie, questo è davvero il non plus ultra dei tre. A me il Miss Manga piace tantissimo, ma questo è veramente veramente fantastico, perché il Miss Manga si allungava, però se vi ricordate faceva le ciglia un po' a ciuffetti, e a me piace quell'effetto. Questo invece dà un sacco di volume, guardate, insomma, io non so se riuscite a vedere, ma secondo me si vede ed è, insomma, è un bel mascara. Poi non costa neanche tantissimo, e quindi per quello che costa io direi che ci si può stare e si può provare, insomma, un tentativo si può fare. Un altro
promosso del periodo è questa spugna, questa salvietta struccante di Kiko. Io l'ho presa perché nel mio store di Kiko, insomma, dove mi servo io, c'era con le promozioni, con gli sconti estivi, c'era anche questa al 50%. E quindi mi sono detta, ma sì, proviamola. Allora, quando io l'ho bagnata adesso per farvela vedere, perché quando è asciutta è rigida. Il tessuto è stranissimo, io non so di che materiale sia fatto, ho anche cercato sul sito, ma non ho visto, non c'è scritto di che materiale sia fatto, ma è un materiale strano, sintetico, insomma, strano davvero, vedete? È elastico, insomma, è strano, è morbido, ma di una morbidezza, ragazze, veramente incredibile. Io vi avevo fatto anche un mini video su Snapchat, che tra l'altro vi ho caricato anche sulla mia pagina Facebook. Cercatemi, trovate i link tutti qua sotto, tutti i link qua sotto. E praticamente l'ho provato sia con l'acqua che con l'acqua micellare. Allora, con l'acqua porta via, ma non strucca, cioè, per esempio, anche il mascara lo porta via, ma lo sparge tutto intorno perché non riesce a catturarlo. Invece, con l'acqua micellare, voi vi struccate e il trucco rimane tutto qua. Anche ma strucca benissimo, cioè basta un po' d'acqua micellare, voi appoggiate, state tipo 2 minuti così, se non volete strusciare lo togliete e poi basta proprio passare lievemente, il trucco viene via, ma alla perfezione. Questo ovviamente poi vi resta tutto macchiato di mascara o di quello, insomma, che avete, ma con una semplice passata di acqua viene via. Poi, se lo volete pulire a fondo, il sapone, anche io lo lavo col sapone mani, insomma, alla fine non è che utilizzo un sapone particolare, ma lo sporco da qua viene via anche con l'acqua, vi assicuro, perché io lo faccio quasi sempre con l'acqua, e quindi, insomma, è fantastica perché comunque la riutilizzate, non dovete sprecare milioni e milioni di sacchetti di cotone al mese, cosa che io faccio e vorrei non fare, e quindi niente, è fantastico, io ve lo consiglio perché a prezzo piano poi comunque costa solo 5,90 euro, e quindi insomma io ero andata per comprarne un altro di scorta, ma è tornato a prezzo pieno e quindi lo comprerò quando ne ho bisogno. Però insomma, se vi capita, prendetelo e provatelo perché è davvero fantastico, un pannetto super super morbido, io ve lo straconsiglio, perché io utilizzavo anche quelli in cotone che però dopo tanti lavaggi diventano un pochino secchi e ruvidi e quindi insomma non mi piacevano, ma questo, ragazzi, è fantastico. Poi un altro prodotto che vi voglio promuovere, anche se ce l'ho da poco, lo so, ma passatemelo perché è fantastico, cioè non si può non promuovere dopo un utilizzo, perché comunque è un prodotto che io conosco già perché ne ho diversi. Sto parlando del nuovo Diva Crime di Nabla nella colorazione Closer, che è quella che è uscita con la nuova collezione Mermaid, quella ispirata alle sirene. Questo appunto è Closer. Io, cioè, come durata di rossetti li conosciamo tutti, quindi questo non vi dico niente. Durano, sono matte, ma sono confortevoli, scivolano sulle labbra, che è un piacere, insomma, sono fantastici, e quindi su quello non vi dico niente. Lo amo anche per questo, perché io amo i rossetti Nabla, ne ho 10 mi sembra con questo. La colorazione, cioè, è fantastica, è una perfetta via di mezzo tra rosa e marrone, ed è il nude davvero davvero perfetto. Io lo amo, cioè è diventato il mio nude preferito, addirittura mi piace molto più, molto, mi piace più di MAC, che io amo MAC di MAC, è veramente meraviglioso, cioè è praticamente il mio colore di labbra però più bello. Quindi insomma, ragazzi, è fantastico, è un rossetto che potete portare sempre, di giorno, di sera, di notte, di mattina, con qualsiasi tipo di trucco, è bellissimo, ragazzi, io ve lo consiglio perché è fantastico. Fantastico. Quindi non potevo non promuoverlo perché comunque, ripeto, conosco già la qualità dei Diva Crime e il colore è bellissimo, quindi questo colore io lo promuovo a pieni 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 voti. Io tengo tutte le scatoline perché il nome è scritto in cima, invece nel rossetto è scritto sotto, e quindi li metto tutti nel portarossetti e vedo il nome, insomma, e quindi mi torna comodo così. Gli ultimi prodotti che vi voglio promuovere con una piccola riserva, anzi, l'ultimo prodotto che vi voglio promuovere con una piccola riserva è questo profumo di Dottor Taffy al Monoi. È buonissimo, sa di mare, sa di fresco. L'unica cosa, dura leggermente, non dura tantissimo, ecco, non dura tutto il giorno, quindi comunque se uscite presto ve lo dovete portare e rispruzzare perché sono più che altro acque di profumo, ma ragazze, sa proprio, ciao, il tappo è andato, sa proprio di sparito, sa proprio di mare, sa proprio di estate, è buonissimo. Io ne ho preso un altro che è questo alla vaniglia, che ha un retrogusto
molto forte, molto buono di caramello, però lo trovo una profumazione molto più invernale, quindi comunque anche questo mi piace tantissimo, ma per il momento vi promuovo a pieni voti questo al Monoi perché sa proprio, sapete, quelle creme solari che sanno di estate, eccolo, è lui ed è buonissimo, non è forte, comunque non vi dà fastidio se ve lo spruzzate, però ripeto, ogni tanto va rispruzzato perché non dura proprio tutto il giorno, ma è fantastico. E niente, la mia batteria sta lampeggiando, quindi è meglio che vi saluti. Spero che questi miei preferiti promossi e bocciati del periodo vi siano piaciuti. Fatemi sapere qua sotto quali sono i vostri. Vi mando un bacione, cercatemi, mi raccomando, su Snapchat qua sotto. Io sono Elena Dreamer, tutto attaccato, ovviamente. Vi mando un altro bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!